Allora, iniziamo questo seminario che ho fortemente voluto dopo aver scoperto, e vi racconterò un po' la genesi di questa scoperta, il pensiero e l'opera di Sarah Kaufman. Vi ringrazio di essere presenti, di essere qui e ringrazio anche coloro che sono presenti, ma in una modalità da remoto. E vedo che c'è anche collegata Federica Negri, la professoressa Negri, che interverrà domani. E soltanto per un disguido dovuto ad una confusione mia, non è presente purtroppo oggi in presenza. Vabbè, arriverà domani e spero che mi perdonerà. E voglio poi innanzitutto ringraziare l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici per aver inserito all'interno di questo vastissimo e ricco programma questo seminario, in particolare la professoressa Fiorinda Livigni e l'Istituto in quanto tale, l'amico anche Massimiliano Marotta, perché per me questo è un luogo importantissimo in cui posso dire di essermi formata. Venivo qui quando ero studentessa e ho potuto godere di una borsa di studio quando mi ero laureata in filosofia in una specializzazione di storia della filosofia. E poi con l'avvocato Marotta, lo spazio sempre che mi ha dato nel fare seminari, vari incontri che avevamo per discutere di tante cose. Quindi per me è un luogo che, per quanto sia così monumentale e importante, mi sento un po' a casa. È una casa appunto di cultura e dove la parola è sempre circolata in maniera profonda. Oggi il mio compito è quello di introdurvi un po' questa filosofa che in Italia, rispetto ad altre nazioni europee e non solo, penso agli Stati Uniti, ha goduto di molte traduzioni, è molto conosciuta. In Italia, tranne delle poche traduzioni, ma il suo pensiero non è molto circolato. Chi se ne è occupata è, ad esempio, Federica Negri, la quale ha scritto una bellissima monografia, insegna a Venezia, e Christian Vivi in una maniera trasversale. E poi vi racconterò, quando ci sarà la relazione di Christian Vivi, un po' questa sua trasversalità e quindi anche il taglio che ci dà su una panoramica, diciamo, dell'intellettualità francese, dell'intelligenza francese di quegli anni, eccetera. E io sono arrivata a scoprire il pensiero di Sarah Kaufman proprio attraverso un libro curato da Mireia Zug, che è anche lei collegata da remoto e che saluto, francese ma che parla molto bene l'italiano, e Christian Vivi, appunto. Cioè hanno curato un libro di due volumi dell'opera, diciamo, degli articoli, di tutta l'opera di Françoise Dureau, una filosofa francese di cui io e Chiara Zamboni abbiamo da poco pubblicato un libro con alcune di questi saggi tradotti in italiano, anche qui per farla conoscere anche al pubblico italiano. E tra questi saggi ce n'è uno che io stessa ho tradotto, Come fa filosofia una donna, è il titolo che abbiamo dato in italiano, in francese Comment philosophe une femme, che è tutto dedicato a Sarah Kaufman, in particolare al suo suicidio, perché Sarah Kaufman è una filosofa che a 60 anni decide di togliersi la vita, e su questo ritorneremo. Allora, quando ho letto questo saggio di Françoise Dureau sono rimasta molto colpita, non solo per l'originalità in cui la Kaufman riattraversa la storia della filosofia e in particolare si sofferma su alcuni autori e quindi il taglio che dà,
Un altro elemento che mi ha molto colpito è il fatto che lei utilizza la psicanalisi e anche la dimensione letteraria nella sua interpretazione della tradizione filosofica e quindi questo taglio molto particolare. È una donna che ha lavorato con personalità che in Italia conosciamo benissimo. Faccio un nome, insomma, Jacques Derrida, che è stato tradotto ed è conosciuto ovviamente molto, Jean-François Lyotard. Jean-Luc Nancy, questi sono un po' i nomi di quelli che poi hanno contribuito in questo volume pubblicato dai Cahiers de Griffes, tutto dedicato a lei dopo appunto la sua morte, Philippe Lacoula-Barthes, un altro intellettuale molto importante, questo per dire soltanto della portata insomma di questa filosofa. Nasce nel 1934 e muore nel 1994. Poco prima aveva avuto finalmente, diciamo, l'accesso definitivo all'università. C'erano state anche delle lettere scritte da Derrida e altri per sollecitare il ministero a farla entrare definitivamente nel mondo universitario. Ottiene la cattedra di filosofia presso l'Università di Parigi en Panthéon-Sorbonne. E in questo saggio Françoise Dureau dice in effetti Sarah Kaufman si è sempre sentita fuori dall'universo accademico e mette in luce un po' la solitudine del pensiero che la Kaufman vive nel contesto, diciamo, intellettuale francese. Una delle parole con cui possiamo definire un po' tutta la sua opera è l'ambivalenza, è una filosofa ambivalente, è ambivalente in tutto, anche all'interno del femminismo francese, è come se lei stesse sempre in un dentro fuori, non è mai pienamente dentro e però non è fuori dai contesti. Quindi l'ambivalenza segna il suo lavoro teorico. E l'idea un po' che mi sono fatta è che questa ambivalenza è anche ciò che segna fortemente la sua vita, che è quello appunto che un po' vorrei raccontarvi. È stata anche molto prolifica dal punto di vista della scrittura, perché ha scritto più di una ventina di monografie, tantissimi saggi sparsi in riviste, volumi collettanei, eccetera. Già dalla prima opera dedicata all'arte, L'enfance de l'art, questo elemento, per esempio, anche dell'infanzia, ritorna nei titoli di Sarah Kaufman. Il momento dell'infanzia, L'enfance de l'art, ma anche Les enfances de Nietzsche, le opere di Nietzsche, che lei dà questo titolo dell'infanzia, come un momento, appunto, non ancora profondamente intaccato da tutte le sovrastrutture date dalla cultura, in particolare dal pensiero metafisico. Quindi, tra questi libri, diciamo più teorici, che attraversano il pensiero di alcuni filosofi, in particolare Nietzsche, Platone, Diderot e altri, Sarah Kaufman scrive anche due opere biografiche, non sono, racconta della sua tragedia, della sua angoscia antica, forse direbbe, e vi racconterò anche di questo, in particolare due libri che sono pubblicati questa volta in italiano, che sono Rue Ordener e Rue Labat, quindi l'ambivalenza anche qui di due strade e come vedremo di due madri, e Parole soffocate. Parole suffoquée, quindi una parola soffocata, una parola che a stento, diciamo, può uscire fuori, e lei in qualche modo fa i conti con ciò che non si può dire, con la parte impossibile, diciamo così, di restituzione della parola. Altro aspetto molto importante che è al centro delle sue analisi è l'indagine su la potenzialità trasformativa dei testi. Sarah
e dei processi di soggettivazione. Secondo Sarah Kaufman, non è possibile svincolare il pensiero dai movimenti emotivi e dalle pulsioni, e in questo la presenza di Freud le consentirà una lettura assolutamente originale di questi autori. Un'arte di leggere e pensare in un rapporto di immersione nel vivere umano che descrive la stoffa testuale, libidinale, creativa dei testi stessi. E così è stata appunto una lettrice rigorosa e molto attenta dei filosofi, vi dicevo Platone, ma anche Rousseau, Kant, Hegel, Nietzsche, Auguste Comte, Martin Heidegger, e allo stesso modo si è, inclinata, per usare una parola usata anche da Adriana Cavarero in un bellissimo testo, Inclinazioni, sul lato letterario del pensiero. Gérard de Nerval, Sofocle, Shakespeare, Dostoevsky, Blanchot, Artaud, Anthelme. E un po' nell'idea che il testo letterario molto spesso è più sapiente di un testo filosofico. Un'analisi speleologica e archeologica che tenta di riportare alla luce tutto ciò che si presenta inaccessibile e non si lascia afferrare dal linguaggio concettuale. Utilizza il metodo psicanalitico come un metodo indiziario. Noi qui abbiamo Carlo Ginzburg, no, che ha fatto questo lavoro. Un metodo indiziario di ricerca, di andare a cercare nelle parti dei testi quelle che sembrano le parti meno importanti. Invece lei si sofferma sui dettagli e quindi attua attraverso questa particolare lettura una vera e propria decostruzione della concezione metafisica della soggettività e del soggetto. E lavora anche in maniera ironica, polemica, anche in un modo tutto suo, sui meccanismi che hanno sancito l'esclusione delle donne dal pensiero. E sono molto interessanti i testi in cui ne parla, e non è un caso se una delle traduzioni, oltre quelle che vi ho citato, cioè Riordener, Riolabà e Parole soffocate, un altro testo fu tradotto da Luisa Muraro e appunto riguarda la lettura che lei fa della sessualità femminile in Freud. L'enigma, una parola, l'enigma del donna, questo è il titolo, l'enigma femme. Perché l'enigma è un altro elemento, una parola che ritorna moltissimo negli scritti di Sarah Kaufman. E che cosa scrive Duroux, Françoise Duroux, a proposito di questo, a proposito del pensiero della differenza sessuale? Scrive inoltre, anzi no, questa è Chiara Zambone nella sua introduzione al testo di Françoise Duroux. Inoltre, quello che interessa Duroux di Sarah Kaufman è che lei, pur non dichiarandosi femminista, ha introdotto il pensiero della differenza sessuale come chiave ermeneutica per far vedere il lato oscuro, delirante dei sistemi filosofici. Duroux si riconosce nel metodo di Kaufman, che porta a seguire la via psicanalitica offerta da Freud per mostrare le pieghe del rimosso dei sistemi teorici, in particolare la libido sessuata, che emerge proprio nel momento in cui viene negata dalla costruzione filosofica. Ecco che questi inciampi inconsci appaiono allora in una nota a piedi pagina oppure in un'osservazione secondaria di un testo, mostrando come il grande filosofo non abbia fatto altro che seguire le sue idiosincrasie fortemente segnate da un immaginario maschile. Ecco, quindi questo lavoro su questi inciampi inconsci che Sarah Kaufman cerca appunto nel suo lavoro di captare.
In Francia l'interesse, diciamo, che Sara Kaufman ha ovviamente è molto più esteso rispetto a quello in Italia, anche in Germania ci sono state delle monografie molto importanti. In Italia, appunto, oltre Federica Negri c'è Orietta Ombrosi che pure ne ha scritto. In Francia, in particolare, e l'ho incontrata da poco, c'è Isabelle Huillern. Che ha scritto varie monografie su di lei e insomma fa un'opera proprio per non farla cadere nell'oblio. E Isabelle Huillern scrive che il gesto kaufmaniano consiste nel leggere i capovolgimenti dei rapporti di poteri ambivalenti, pericolosi, contraddittori, che animano allo stesso modo l'opera d'arte in quanto tale e i sistemi di pensiero o dell'ideologia. Ma il pensiero di certo non si riduce al destino degli impulsi. Sara Kaufman si iscrive nel cerchio ristretto dei filosofi che innovano ricorrendo a Freud, senza per questo voler essere alla moda, ma per accrescere la riflessione critica attraverso un'articolazione inedita del pulsionale. E qui appunto possiamo dire, e su quello sono pienamente d'accordo, che Sara Kaufman è stata una vera e propria innovatrice del pensiero al pari di Hannah Arendt, di Simone Weil e di tante altre. Perché? Perché dà una lettura, per quanto si appoggi a filosofi, quindi scrive sui filosofi, però è il metodo di lettura originale che ne dà. E quindi dove tira fuori delle cose che gli stessi critici che hanno attraversato la storia della filosofia non hanno captato e colto. Quindi una lettura che è capace di andare al cuore di ciò che normalmente è taciuto nella genesi stessa della sua produzione teorica e soprattutto nell'idea di non separare l'uomo filosofo, ciò che è in carne ed ossa, dalla sua dimensione teoretica. Allora, anche oggi, no? Parlando dei tanti convegni che si fanno, è come se questo elemento dell'esclusione delle donne, se non a volte disprezzo, sia qualcosa di sottaciuto. Allora si fanno convegni su Spinoza, no? Riattualizziamo Spinoza, figuratevi che Spinoza è un pensatore fondamentale e importante, e però è pure necessario ricordarsi l'esclusione del politico, cioè delle donne dalla dimensione politica che Spinoza, diciamo, teorizza perché Paul e Pierre poi potrebbero litigare. Ci sono pagine incredibili su questo, oppure il grandissimo Kant, però nella metafisica dei costumi, nell'antropologia c'è un'evidente misoginia, cioè tutto questo è come se venisse sempre messo oscurato per, come dire, far emergere il filosofo in tutta la sua grandezza. Però questo va problematizzato, non può restare come se fosse uno scantinato da tenere ben chiuso. E va messo, come dire, va messo in parola. L'altro aspetto che più mi ha colpita e più, come dire, mi ha portata a organizzare questi incontri è che Sara Kaufman concepisce una filosofia che non abbia l'ultima parola, che è proprio il contrario di quello che hanno fatto i filosofi che si susseguono. Ciascuno di loro scrive sapendo della filosofia dell'altro e per avere l'ultima parola. Sara Kaufman non vuole l'ultima parola, anzi la rifiuta. E vuole quello che lei scriverà in parole soffocate, una parola senza potere. Allora ci avviciniamo piano piano a capire, come dire, la profondità. Sempre segnata da questa ambivalenza. Un pensiero, quello suo, che non esclude dalla dimensione teorica il sentire, la parte appunto impensabile, indicibile, sapendo bene della sua posizione difficile, e cioè quella di essere
un'intellettuale ebrea sopravvissuta all'Olocausto, cioè lei è una sopravvissuta, ma nel vero senso del termine. Più volte si è trovata vicinissima al momento di una retata che poteva portarla in qualche campo di concentramento. Il padre appunto morirà ad Auschwitz e quindi lei si sente una sopravvissuta. E questi due libri, Riordenere, Riulabà e Parole soffocate, si legano appunto alla storia della sua infanzia. Parole soffocate è precedente, cioè è il primo che scrive nel 1987. E invece Riordenere Riulabà è l'ultimo, quello con cui poi Sara Kaufman verrà pubblicato il libro e dopo poco lei si toglierà la vita. In Parole soffocate, che è un testo dedicato più alla storia del padre, Sara Kaufman racconta della terribile morte del padre, che era un rabbino e che muore in un campo di concentramento. E quello che Sara Kaufman scoprirà da un altro ebreo che era riuscito a sopravvivere ad Auschwitz e che era stato imprigionato con suo padre, le racconterà che il padre venne ucciso in maniera barbaro, cioè praticamente seppellito vivo, perché si rifiutò di lavorare, ed era un sabato. Quindi lui si rifiutò di fronte all'ordine di un capo che invece gli diceva che doveva lavorare, che doveva fare determinate cose. Il padre dice: no, ma io il sabato non si lavora in un campo di concentramento. Quindi in qualche modo, fino alla fine, come dire, non va a mediazione, ecco, non sceglie di salvarsi la vita cedendo qualcosa di sé pur di salvarsi. Quindi si rifiuta di lavorare nel giorno dello Shabbat e la morte del padre le fa capire appunto l'emersione di questa parola senza potere, una situazione limite che vive. E in questi giorni che ho chiuso il mio corso all'Università di Salerno, in particolare mi sono occupata di un filosofo a me molto caro, che è Karl Jaspers, a cui vorrei appunto fare giusto un riferimento, perché è un autore che mi ha sempre colpito molto per la sua capacità ed ha una formazione psichiatrica, prima giuridica, poi psichiatrica, e poi il suo rivolgersi alla filosofia. Karl Jaspers lavora sugli aspetti demoniaci, abnormi, quelli che sfuggono della soggettività. E quando gli chiedono che cos'è filosofia, oppure come si arriva alla filosofia, Karl Jaspers dice questo, dice: con la domanda sulla miseria dell'esserci, sull'ingiustizia del mondo, sul male, comincia il filosofare che penetra in profondità. Quindi Jaspers ci dice, da una situazione limite, che la capacità di pensare in profondità, si attiva come un elemento assolutamente necessario. E io credo che la filosofia abbia in qualche modo anche salvato la vita a Sara Kaufman, fino a che è riuscita. Però proprio il pensiero, questa capacità di sentirsi di dover restituire tutto quello che lei ha vissuto. E anche Jaspers ovviamente si è occupato di questi fenomeni psichici, in particolare le psicosi, che lui vede legate, non solo lui ovviamente, al nichilismo in particolare, cioè a questo sprofondare negli abissi del nulla, e la necessità di avere un punto d'appoggio. Ecco, forse quel punto d'appoggio per Sara Kaufman, e poi ci saranno Federica Negri, Christian Bevi, ma la stessa Mireille Azoug, se vorrà intervenire, ecco, forse proprio il pensiero ha rappresentato per lei un punto d'appoggio fondamentale. E che poi, in qualche modo, dopo aver scritto Riordener, Riulabà, è venuto meno.
All'inizio di questo testo, Parole soffocate, Sara Kaufman scrive: In quanto ebreo, mio padre è morto ad Auschwitz. Come non dirlo? E come dirlo? Come parlare di ciò rispetto a cui cessa ogni possibilità di parlare? Come parlare di questo evento, il mio assoluto, che comunica con l'assoluto della storia? È interessante solo a questo titolo? Parlare è necessario farlo senza potere, senza che il linguaggio troppo potente, sovrano, giunga a dominare la situazione più aporetica, l'impotenza assoluta e la disperazione stessa, senza che il linguaggio arrivi a racchiuderla nella chiarezza e nella felicità del giorno? Io penso che in questa citazione ci sia tutto. Del pensiero di Sara Kaufman, cioè come riuscire a dire l'impossibile e allo stesso tempo la necessità di farlo. Quindi come quando cessa ogni possibilità di parlare, eppure bisogna parlare di questo evento. E il libro è costruito intrecciando la storia del padre all'opera, diciamo, in particolare una di Maurice Blanchot e di Robert Antelme, anche lui un sopravvissuto all'Olocausto, che scriverà questo libro, La specie umana. Il primo, Maurice Blanchot, scrive dei frammenti su Auschwitz che sono disseminati nei suoi testi e la chiama appunto una scrittura di cenere, una scrittura del disastro, che evita la trappola di una complicità con il sapere speculativo, con ciò che potrebbe ritornargli in termini di potere e dunque facendosi complice con i carnefici di Auschwitz. Perché? Perché il sapere speculativo sancisce e deriva da un processo di deificazione e sancisce in maniera violenta la superiorità naturale dell'uomo attraverso un linguaggio che fa delle parole strumenti di potere. E qui, visto che tante delle amiche presenti conoscono bene il pensiero di Maria Zambrano, anche la Zambrano parla dello strappo violento che si pone all'origine della metafisica, cioè del pensiero filosofico. Con parole decisive ma prive di potere, la scrittura di Sara Kaufman si fa corpo da cui sprigiona la voce di una vita ammutolita sicuramente nella sconfitta, dice della voragine in cui è presa la propria infanzia, dice del percorso aspro, oscuro e della difficoltà di districare questa matassa. A Robert Antelme invece si rivolge, che tra l'altro fu anche l'amante di Marguerite Duras, per un periodo, no? La douleur, il testo, il dolore che lei scrive, e a Robert Antelme si rivolge per capire ciò che ha imparato dai campi della sua esperienza di ciò che è possibile alla specie umana, di ciò che le è possibile al di là di ogni possibile. Quindi, nell'erranza di questa scrittura, cerca di restituire in qualche modo il buio che la travolge. I due prefatori all'edizione italiana di questo libro, Parole soffocate, scrivono che questo libro si muove tra l'assolutamente personale e il riconoscimento di un assoluto, che è la condizione umana dopo Auschwitz. Cioè lei vive una storia personale, che è appunto il padre, quindi una dimensione familiare, e che però questa dimensione, questa storia personale combacia con quella che è la tragicità di un assoluto che non riguardava chiaramente soltanto lei. Quindi riappropriandosi della sua storia, riesce a dire le giuste parole di quella che è la nostra storia, perché la storia del padre è dentro questo contesto che riguardava tutti gli ebrei e si scrive dunque in quella che riguarda tutti quanti noi.
La deportazione de della deportazione del padre e della sua morte, le resterà una penna. E così, si apre, l'altro libro, Riordener e Rue Labat. Sara Kaufman dice: l'unica cosa che mi resta è questa penna. Ed è questa penna che la introduce al travaglio della scrittura. È un compito enorme l'aver neanche ricevuto, perché lei nel racconto è come se la prendesse dalla borsa di sua madre, anche forse in maniera indebita, non so. E questa penna però diventa simbolicamente il legame fortissimo con questa sua storia. Perché due strade? Riordener e Rue Labat. In una strada viveva con la madre, deportato il padre, lei era rimasta in questa strada con la sua famiglia, però ad un certo punto iniziano le retate, le deportazioni, e la madre inizia a capire dove sistemare i figli. Vari vanno fuori Parigi, un'altra viene, una sua sorella viene nascosta in un istituto, e lei invece va in un'altra strada dove vive un'altra donna francese che la accoglie. E quindi per vario tempo lei vive lì e chiaramente deve far finta di essere la figlia di quest'altra donna, di essere pienamente francese e non avere nulla a che fare, quindi cambia anche il nome. E quindi nasce questo legame fortissimo e le due strade, le due madri si collocano sotto il segno di quello che vi dicevo, dell'ambivalenza, che Sara Kaufman traduce nel pensiero teorico come dualità, come doppio. Il doppio ritornerà sempre negli scritti di Sara Kaufman e dopo vi dico perché. È un doppio che ritorna in maniera ossessiva nel pensare. Ed è un topos, no? Che richiama l'esperienza di quello che Freud aveva chiamato il Das Unheimliche, il perturbante, qualcosa di perturbante, che non, un doppio che non fa riferimento a una duplicazione semplice della presenza, ma qualcosa per vincere la morte e l'apparizione di qualcosa di estraneo in ciò che è familiare. In Francia, uno degli autori che è molto citato da Sara Kaufman è Jean-Pierre Vernant. In particolare, il lavoro che questo autore fa sul mito e il pensiero nei greci. In questo libro, Jean-Pierre Vernant si sofferma sulla figura del Colossus. Il capitolo si chiama Figurazione dell'invisibile e categoria psicologica del doppio, il Colossus. E Sara Kaufman cita proprio questo capitolo. Più che per le dimensioni, la sua figura, il Colossus, rimanda all'immobilità, all'ergersi di una forma piantata saldamente alla terra, in contrasto alla sostanza volatile della psiche, dell'anima, del respiro, una categoria psicologica del doppio che rappresenta l'invisibile, la vita del morto nel mondo dell'aldilà, una forma di iscrizione nel mondo dei vivi della potenza della morte, di contatto e di comunicazione con ciò che di essa è inaccessibile, forma di una realtà esterna al soggetto che presentifica l'assenza del morto non per sostituirlo, ma per evocarne attraverso la presenza l'assenza. Ecco, e il doppio, appunto, come vi dicevo, ritorna in vari scritti. Un po' quello che lei vive. Noi abbiamo avuto qua Angela Putino che parlava, riprendendo altri autori francesi, dell'intima estraneità, no? Di questa presenza estranea nell'intimità di sé.
Ma per ritornare al testo, Riordener quindi è la strada della sua infanzia, delle sue origini, quella in cui era al sicuro con la sua famiglia, negli affetti, e Riolabà invece è la strada della donna che la salverà dalla deportazione, ma che in qualche modo la separerà da sua madre, perché lì viveva con la famiglia in una dimensione comunque di rituale, di un cibo determinato, di una particolare dieta, eccetera. Va dall'altra donna e cambia tutta la sua vita. Cambia completamente, a partire anche solo dalla dieta. Quindi, in qualche modo, è come se lì perdesse quelle che erano le sue radici ebraiche e anche la lingua materna. Finita la guerra, le due donne entrano in conflitto tra di loro per l'affidamento della piccola Sara, fino ad arrivare a contendersela davanti a un tribunale. Il racconto appunto descrive la storia di questo passaggio, di questo strappo, che però non darà mai luogo a una vera e propria conversione, ma a un attraversamento. Quindi in questo senso Sara Kaufman sta sempre in un tra. Sta nel mezzo di situazioni, l'ambivalenza di cui parlavo prima, cioè il passare da una strada all'altra e il suo restare in quel tra, in quel passaggio ad altro, che le consentirà di salvaguardare la dualità in se stessa senza cadere nell'assimilazione né a una madre né all'altra. In un processo però difficile, difficilissimo. Quindi la scrittura, più che porsi come la parola definitiva, ultima, è sempre una scrittura che interroga e che lascia anche il lettore libero di farsi, come dire, portavoce di una propria parola. È come se la scrittura di Sara Kaufman lasciasse enorme libertà. Un'esigenza che nasce per vederci più chiaro, per dire di quell'inquietudine che la sovrasta e che ha bisogno di trovare in qualche modo una sua via di espressione. Quindi la dicibilità dell'inaudito è una delle strade, diciamo, dei fili conduttori che attraversano il suo percorso intellettuale, e così come il fare i conti con la dimensione del negativo. Del negativo, sì, della dimensione, come diceva Jaspers, delle situazioni limite, fare fronte a una ferita che in lei resterà sempre, sempre aperta, capendo bene che il trauma è sempre incomunicabile, e però il fatto di sapere che proprio di ciò che è incomunicabile, impossibile a dirsi, bisogna dire. Un breve capitolo di questo libro è dedicato alle due madri di Leonardo da Vinci, in riferimento a un disegno in cui appaiono la Vergine e Sant'Anna, che abbracciate strette si chinano con un sorriso beato sul Gesù bambino, che nel frattempo gioca con Giovanni Battista. Quindi ci sono queste due madri e un sorriso. E anche lì Sara Kaufman legge un'ambivalenza e introduce una lunga citazione di Freud, in cui Freud mostra come Leonardo in realtà, dietro quel sorriso beato, abbia celato e smentito il dolore e l'invidia che la poverina provò quando dovette cedere alla più nobile rivale, prima l'uomo e poi anche il figlio. E in maniera significativa, Sara Kaufman, sulla sua prima monografia dedicata all'arte, L'enfance de l'art, mette in copertina un dettaglio proprio di questo disegno. Ed è singolare perché da qualche parte ho letto che fino ad allora, adesso non mi ricordo quale casa editrice aveva pubblicato L'enfance de l'art, ma prima di allora questa casa editrice non metteva immagini.
Lei si impose su questo e fece mettere quell'immagine perché per lei rappresentava un elemento centrale del libro per capire appunto la narrazione. Diciamo che questi due libri, e questa è un po' l'idea anche che mi è venuta e che voglio restituirvi, non sono slegati da quelli più teorici. Se la dimensione della teoria consente una messa a distanza, no? Un tirarsi fuori dal reale nella verità oggettiva e di simulare il proprio coinvolgimento nell'argomento di cui normalmente si tratta, la famosa oggettività con cui facciamo le opere filosofiche, il legame tra teoria e biografia fa sì che la verità soggettiva, che comporta sempre il fare filosofia, significa poter sentire con maggiore attenzione il proprio coinvolgimento nelle cose. Quando ormai adulta Sara Hoffman ricorderà del rastrellamento che le portò definitivamente via il padre, della sensazione di angoscia e di spaesamento nel trovarsi abbandonata con i suoi fratelli e le sue sorelle in mezzo alla strada tra singhiozzi e urla, ritornò con la mente a quel lamento della tragedia, in particolare è legato alla tragedia di Cassandra, in cui il coro dice ai noi, ai noi, ai noi. E che appunto anche Federica Negri si è soffermata su questo, che esprime il punto culminante del supplizio, il compimento della disgrazia in cui si ha piena coscienza dell'irreparabile. E qui la voce non è che balbettio, lamento, che non è privo di significato. E questo è un altro punto. Voi sapete sicuramente che Aristotele in particolare distingue tra la pura fonè e la fonè semantichè. Solo la fonè semantichè è la voce degna, la voce umana che si traduce nella parola. Strumento profondamente umano. E gli animali hanno la pura fonè, che è insignificante. Ecco, Sara Hoffman ribalta questo e scrive questo testo che è straordinario, dal titolo Autobiographur, autobiografio, un'autobiografia di un gatto, poi ve ne parlo alla fine. E allora lì ci sarebbe tutto un lavoro da fare, sempre nell'idea di uno smantellamento del privilegio dell'umano su tutte le altre specie. E questo libro, prima di continuare, poi ritornerò su questo libro, Sara Hoffman mette significativamente una citazione di Montaigne. La presunzione è la nostra malattia naturale originaria. La più calamitosa e fragile di tutte le creature è l'uomo e al tempo stesso la più orgogliosa. Essa si sente e si vede collocata qui, in mezzo al fango e allo sterco del mondo, attaccata e inchiodata alla peggiore, alla più morte e putrida parte dell'universo, all'ultimo piano della casa e al più lontano dalla volta celeste, insieme agli animali della peggiore delle tre condizioni, e con l'immaginazione va ponendosi al di sopra del cerchio della luna e mettendosi il cielo sotto i piedi. È per la vanità di questa stessa immaginazione che egli si uguaglia a Dio, che si attribuisce le prerogative divine, che trasceglie e separa se stesso dalla folla delle altre creature. Fa le parti agli animali, suoi fratelli e compagni, e distribuisce loro quella porzione di facoltà e di forze che gli piace. Come può egli conoscere per mezzo dell'intelligenza i moti interni e segreti degli animali? Da quale confronto fra essi e noi deduce quella bestialità che attribuisce a loro? Quando gioco con la mia gatta, chissà se lei non fa di me il suo passatempo più che io di lei? Il grandissimo Montaigne. Ecco, anche qui vediamo come dire, questo
questo nucleo teorico di Sara Kaufman di smontare e di ribaltare, e Nietzsche, domani ce ne parlerà Federica Negri, è il filosofo che più l'aiuterà in questa trasvalutazione di tutti i valori, possiamo dire, tra cui anche riconoscere che di fronte a ciò che non sappiamo, come appunto il mondo psichico degli animali, o il fatto di non accettare di essere delle creature fragili. E allora forse anche lo scenario delle guerre, di una politica fondata solo sul polemos, sulla tracotanza, ecco, potrebbe tutto questo molto svuotarsi invece di questo potere di cui gli esseri umani, in particolare la dimensione maschile, si ammanta. L'altro aspetto, e vengo più o meno alla conclusione, così poi se c'è la possibilità di fare un dialogo sulle cose che ho detto, è questo suo andare a vedere che cosa comporta quello che Françoise Dureau poi chiamerà la disconnessione metafisica. E scrive Françoise Dureau, sempre in relazione a Sarah Kaufman. Va anche considerato che il pensiero teorico deriva prima di tutto dalla sua disconnessione, che il pensiero e il sistema sono lisci, puri, esenti da ogni contingenza. Insomma, che il concetto si pone in modo trasparente al di fuori delle realtà volgari. Ecco, tutto questo nella filosofia di Sarah Kaufman cade, decade. Ed è per questo che forse è così poco classificabile, proprio per questa ambivalenza, poco classificabile all'interno del panorama classico della storia della filosofia, per quanto invece il suo stile sia rigoroso, molto didattico, concettuale, dimostrativo. Anche il fatto che il suo procedere argomentativo, come vi ho detto, non esclude la letteratura, dalla filosofia. Anzi, le consente anche di prendere una distanziazione da se stessa. Quindi un pensiero svincolato dalle opposizioni metafisiche e dalla ricerca sistematica della verità, dando un particolare modo di lettura. Anzi, diciamo che il suo insegnamento è tutto teso e in questo ci ho trovato una vicinanza a Simone Weil, che aveva una proprio su questo aspetto della lettura. Simone Weil non smetteva di dire: bisogna imparare a leggere, bisogna imparare a leggere, perché noi non leggiamo. È allora un'arte della lettura. E in questo Sarah Kaufman è molto vicina a questa idea, di Simone Weil, cioè insegnare a leggere come un gesto politico. Tant'è che lei ci dice, perché ce lo dice Simone Weil? Simone Weil lo lega proprio alla guerra. Dice: la guerra è una dimensione irreale e arriviamo a questa irrealtà proprio perché non abbiamo saputo leggere la realtà. E allora chi svolge la docenza a qualsiasi livello e grado, a partire dalle scuole elementari, deve proprio fare questo lavoro. Se noi pensiamo che la maggior parte degli adolescenti, da quello che si legge nelle statistiche, non comprendono ciò che leggono. E allora questo è gravissimo, quando non si comprende ciò che si legge. E invece il lavoro che queste autrici, perché poi su tanti aspetti sono completamente differenti, Simone Weil, dico, e Sarah Kaufman, però su questo aspetto della lettura come qualcosa di importantissimo. E proprio questa capacità di lettura consente a Kaufman di scovare il delirio del sistema filosofico, della pretesa dei sistemi filosofici. Lei parla proprio di delirio. Noi in Italia abbiamo avuto il grande Bodei, che ha scritto un testo fondamentale, no? Fondamentale sul delirio, su questa capacità di sporgersi. E
E lei trova un fondo delirante dei sistemi filosofici. E allora un'immersione nella vita e nell'opera per cogliere il filosofo nella sua esistenza terrena, in qualche modo smascherare quelle che sono le sue ossessioni, le sue idiosincrasie, eccetera. In un modo ironico, e anche tutti i tentativi che i filosofi hanno fatto. Lei parla proprio di digestione per digerire in qualche modo la grande questione della differenza sessuale. Tutte le strategie per ridimensionare questa questione che ancora oggi resta irrisolta e che ritorna sempre. Ecco perché credo che l'analisi di Kaufman ci possa aiutare proprio per ribaltare, per operare una vera e propria rottura epistemologica dell'impianto segnato da un'impostazione teologica, quindi politico-teologica della filosofia, tradizionale e dell'ideologia ad essa soggiacente. E vado verso, la fine. Perché ho scritto un testo lunghissimo. E che cosa fa Sara Kaufman? Ci fa vedere, ed è bellissimo immergersi in questo, ciò che il filosofo dice da ciò che fa realmente. Allora lei dice dal ciò che si dice al ciò che poi si fa. E fa vedere che cosa accade in quel mezzo, in quel tra. Lo fa vedere in Kant, lo fa vedere in Rousseau, lo fa vedere nello stesso Freud, lo fa vedere in Platone. Una cosa sono le intenzioni esplicite, quelle dichiarate, e un'altra cosa sono quelle che invece non vengono esplicitate, le contraddizioni, le ambivalenze, le strategie messe in campo da Freud e da altri. E lo fa anche con Platone. E mi chiudo su questo. Platone e Socrate, c'è un'astuzia che viene messa in campo. Sapete che nella filosofia precedente, la filosofia ionica, quella della natura, le donne avevano un grande ruolo come sacerdotesse. Erano donne di pensiero, intorno a quella potenza così spaventosa del femminile, che è la potenzialità del materno, che è una potenzialità, non è un destino, è una potenzialità. Questa potenzialità dava autorità alle donne. Poi la filosofia rompe. E c'è la metà la nascita del pensiero dell'essere, del pensiero identico a sé. Essere e pensare. Quindi dall'elemento fisico, aria, acqua, fuoco, ventre, si passa all'elemento noetico, metafisico appunto, dell'essere. E Sara Kaufman scrive un testo tutto dedicato all'aporia in Platone. E questo testo si chiama significativamente Comment s'en sortir. Come uscirne dall'aporia? E la vita di Sara Kaufman inizia con un'aporia e finisce nell'aporia. E lei sta tra due aporie, l'aporia dell'inizio e l'aporia di una fine. E come molto spesso si fa, e vedete la contemporaneità, l'astuzia della filosofia è quella di condannare per incorporare. Ed è un'operazione che viene fatta spesso. Ti condanno, ma incorporo quello che è il tuo sapere. Ed è un libricino piccolo, ma meraviglioso. E si appoggia ancora una volta a un lavoro di Marcel d'Etienne e Jean-Paul Vernant. E approfondisce l'occultamento messo in atto da Platone, in nome della verità, dell'intelligenza astuta e perspicace di Metis,
dei suoi modi di comprendere e delle sue modalità pratiche. Ne contesta l'ubiquità per andare a favore di quella verticalità posta dalla contemplazione noetica, l'unica scienza in grado di offrire qualcosa di esatto e di rigoroso, e quindi tutta la condanna platonica di tutto ciò che è contingente, in divenire, il mondo delle apparenze, tutto il lato della nostra vita terrena che è illusoria e nell'errore. La verità risiede nella parte del mondo ideale, l'essere, eccetera. E la contemplazione è la postura che il filosofo assume nei confronti di questa realtà. Ed è proprio la contemplazione che segna il confine tra vero e non vero, tra la conoscenza vera e la conoscenza incerta e approssimativa. Una divisione che si rivelerà decisiva, tant'è che il gesto sovrano della filosofia è un gesto di tradimento, in cui si decide per un senso che gerarchizza e che assume un carattere violento ed egemonico. Da qui l'analisi che Sarah Kaufman offre in questo libro del simposio di Platone e della strana nascita di Eros, no? Che sarebbe poi la nascita della filosofia, che come sapete è figlio di Poros e di Metis e di Penia. E quindi tutto l'incastro è un'analisi molto approfondita che fa di questo. Non mi addentro in questo, dico soltanto qualcosa a proposito dell'aporia che è associata a Poros, il padre di Eros, il padre che significa espediente, lui che non manca di nulla, è figlio appunto di Metis, è ricco, è una divinità, è la parte divina della filosofia. E invece la madre di Metis è povera, rappresenta appunto la povertà. E questa donna si intrufola a un banchetto degli dèi in maniera indebita e giace con Poros. E da lì la nascita di Eros. Ma ritorniamo alla questione di questo legame tra Poros e aporia. Aporia non è una strada qualsiasi, e Poros altrettanto che deriva da aporia. È un termine che fa riferimento alle acque primordiali, alla ricerca di una rotta da seguire durante le navigazioni, dunque alla possibilità di orientarsi e di inventarsi una strada laddove non è possibile farlo, il mare, cioè tracciare una rotta sul mare. Nella confusione caotica e straniante del mare, nello spazio aporetico per eccellenza, la rotta, seppur cancellata dal movimento delle onde, è lo stratagemma che consente di ritornare sani e salvi in porto e di ritrovare la stabilità della terraferma. Nonostante ciò, il sapere di Metis è precario, che è la madre di Poros, effimero, proprio perché riguarda situazioni legate a una linea di intervento precisa e non può essere fissato e dato come qualcosa di acquisito. Metis è un sapere che fa riferimento, per esempio, che fa riferimento alle situazioni in cui bisogna intervenire immediatamente. Quando bisogna intervenire in una situazione in una forma immediata. Per esempio, appunto, la nave che è in mare, vi arriva una tempesta e non è che vado a leggermi il manuale per vedere cosa devo fare, ma agisco immediatamente, oppure appunto la gravidanza, no? Il momento del parto, che il bambino non ci avvisa quando sta uscendo, e quindi la prontezza di intervento e la capacità di saper fare la cosa giusta al momento giusto. Questo rappresenta Metis. E Platone in qualche modo dice, vabbè, ma è fallibile questo sapere, perché tanto può andare bene, tanto no. E quindi la Kaufman costruisce tutto intorno a questo, facendo vedere come questa condanna di questo sapere della Metis sia stato da un lato condannato da Platone, ma dall'altro lato incorporato. Ecco, la divisione, scrive
Sara Kaufman, la divisione filosofica che decide della superiorità della fecondità filosofica su tutte le altre può essere letta come un gesto di rottura con tutto ciò che rischierebbe di contaminare la sua purezza. Questa volontà di rottura dissimula la stretta continuità della finalità filosofica con quella di ogni tecnè, di ogni inventività. Trovare degli espedienti, dei poroi, per far uscire l'uomo dalla aporia più terribile, la morte. Camuffa il carattere prometeico dell'impresa filosofica. L'astuzia di Platone è quella di oscurare questo carattere prometeico della filosofia. Dietro Prometeo c'è infatti l'ombra di Metis e dietro Socrate c'è l'ombra di Prometeo e delle levatrici, che come sapete è l'arte maieutica. È l'amore per i mortali a spingere Prometeo a infrangere i divieti di Zeus e l'amore per il sapere a spingere Socrate a salvare gli esseri umani dalle aporie inestricabili attraverso l'arte della divisione numerata e la scienza degli intermediari. Quindi, insomma, questo era un modo per farvi capire un po' la portata e anche la lettura che Sara Kaufman dà della tradizione, Platone, Nietzsche, eccetera. Chiudo su Autobiographie, perché Sara Kaufman, con questo testo che è bellissimo, perché va a appoggiarsi su un libro di Hoffman intorno all'inizio dell'Ottocento, 1819-20, in cui Hoffman scrive le considerazioni filosofiche del gatto Murr. E lei parte da questo libro, che nasce come una presa in giro del genere autobiografico. E nell'idea che la soggettività possa essere restituita in maniera trasparente. E anche con questa idea di privilegio, come abbiamo visto in Montaigne, che l'essere umano ha pensando di essere l'unico ad avere la parola, l'ultima parola. E qui Sara Kaufman, che era una donna molto ironica, costruisce tutto il suo lavoro teorico smontando questa idea di centralità della soggettività, di pienezza, della padronanza di sé, per far venire ancora una volta tutti fuori questi lati oscuri, trasversali, che attraversano la soggettività e che è un infinito che chiaramente non possiamo mai chiudere in una totalità. E dirla in maniera trasparente per ciò che è. Ecco, direi che posso chiudere qui. Vi ringrazio per l'attenzione e domani appunto avremo Federica Negri in presenza che arriva da Padova e ci parlerà di riscoprirsi ciò che si è Sara Kaufman, lettrice di Friedrich Nietzsche. E poi mercoledì 18 maggio abbiamo qui Christian Bevy, che ci parlerà appunto di Sara Kaufman e sarà un po' diverso dal titolo che abbiamo dato, però in qualche modo, insomma, di questo contesto in cui Sara Kaufman opera e saremo molto curiosi di ascoltarla. Vi ringrazio tantissimo, se ci sono delle domande anche da remoto intervenite perché posso aprire il microfono e anche voi qui. Grazie. Allora, se volete intervenire anche voi che siete da remoto, potete farlo. Vedo che c'è una chat. Prego. Però devi venire qua perché se no non ti sentono loro da. Ecco. Buonasera a tutte. Mi interessava molto la parte sulla dualità che conserva Sara Kaufman nella sua vita e quindi anche nella scrittura, perché abbiamo visto che
si appoggia sulla propria esperienza per filosofare, no? Anche quello che poi critica dei filosofi. E questa dualità che riesce a salvaguardare mantenendo vivi questi suoi due lati che poi vengono, diciamo, che si scindono dal momento in cui va a vivere con la seconda madre. Sì. E, sarebbe interessante sapere cosa pensi di come ci sia riuscita lei a mantenere questa dualità, visto che è una cosa che mi interessa particolarmente perché credo di avere un problema simile, però non riesco a gestirlo spesso perché anche io qui praticamente vivo cioè la metà della mia vita l'ho vissuta in Ucraina e l'altra qui. Ci sono sempre questi due lati che si scontrano come se non riuscissimo mai a trovare pace in un'unica persona che sono io. E in più poi certo c'è anche tutta la questione della mia origine russa, quindi anche parenti, tutta la mia parte paterna che sta lì, della famiglia, che però non ho vissuto abbastanza, però c'è sempre questo senso di radici, no? E quindi volevo sapere qualcosa di più riguardo a come lei gestiva questa situazione, se magari c'è qualche scritto in particolare in cui lei ha esposto questo. Ma negli scritti, grazie, negli scritti già da Riordener, Riu Labbà, il punto è, per dirla con gli Aspers, è che noi viviamo già dall'origine in una scissione. Lei vive questa scissione della soggettività, che in bene o male tutti quanti noi viviamo, ma lei lo vive appunto nella sua storia di vita o come facevi adesso tu l'esempio, no? In te stessa. Cioè vuole dire che non c'è un'identità tra sé e sé e che la soggettività è sempre attraversata da forze altre, da un'alterità che già da sempre ci appartiene. E questo rende impossibile poter dire anche l'ultima parola sulla propria vita, quello io ho capito. Cioè neanche sulla propria vita noi possiamo mettere la parola fine. Perché è sempre in questo dinamismo, è aporetica la vita e non a caso lei si lavora sulla aporia. Quindi il punto è che non ti può offrire una soluzione, perché quello farà parte del tuo particolare cammino. Quindi, e in più, diciamo che lei tende più ad essere una filosofa che decostruisce più che costruisce. O no, almeno mi è sembrato così da quello che ho letto, cioè assume pure quella che è la sua verità tragica, soggettiva. E accoglie questa dualità, cioè un lato sapendo che nessuno dei due lati è preminente e né che si può andare a una sintesi, coesistere con queste, certamente facendo dei conti con se stessa, ma questi sono poi percorsi, soggettivi. Penso che anche identificarsi al gatto, no? Quindi la donna che scrive, che entra nella scrittura, però dall'altro lato vedere questo privilegio della scrittura e poi dire: ma il miau di un gatto, e si sofferma molto, significa tante cose, no? Chi ha un gatto lo sa, è come questa capacità di decentramento mi piace molto, cioè che lei ama dislocarsi. L'ha dovuto fare per forza, nel tempo in cui appunto doveva per forza decentrarsi, e però poi è come se l'avesse vissuto. Certo c'è un lato tragico, perché comunque stiamo parlando di una donna che poi, come tante donne di grande valore, poi non ha altro come uscirne, non è uscita, potremmo dire. Quindi questo posso dirti. Certamente c'è l'idea che il soggetto non possa mai essere completo, compatto,
è tutto pieno di sé, ecco. Cioè il contrario del dispiegamento delle soggettività che invece vediamo segnate, no, dall'idea di una modernità per cui autosufficiente, autonomia, libertà, tutto autocentrato, e quindi in questo senso una critica all'impostazione della soggettività moderna. Sì, Letizia Pelosi. Vieni qua vicino al microfono. Sono molti spunti, tanti molti, un intervento ricchissimo e molto fecondo per riflessioni successive. Il tema dell'ambivalenza a me ha fatto pensare a una nostra intellettuale che tratta questo tema, che è Elena Ferrante, perché lì c'è molto il tema del doppio, in effetti. La protagonista è una e poi sono due, e come suggestione, così come associazione libera. Invece, più nel merito dell'autrice Kaufman, che non conoscevo, quindi ringrazio per questa occasione, mi chiedo se rispetto alla sua lettura dell'antico ci siano anche dei riferimenti a quell'altra grandissima studiosa che è stata Nicole Loro. Perché ci ho pensato, perché anche loro, in suoi testi molto importanti, parla di questa capacità della grecità, del logos greco, di assimilare, di mimetizzarsi nell'altro. E quindi mi chiedevo se c'erano dei riferimenti in Kaufman a loro. E poi quanto spingere sul suo pensiero della differenza, perché in effetti la decostruzione poi è un qualcosa che è stato anche molto declinato al maschile, soprattutto in Francia. Quindi questa fine del soggetto trasparente, fine della ragione che controlla, è stato un tema appunto anche dei suoi autori, cioè Derrida, poi per non parlare di Foucault, eccetera. Però qu quanto è forte poi la sua declinazione nel tema della differenza sessuale? Grazie. Assolutamente così. Allora, per la prima cosa mi dicevi dell'ambivalenza di Elena Ferrante che usa nei suoi testi, assolutamente così, ma direi che la Kaufman vede che la letteratura, molto più che la filosofia, il pensiero dell'uno, quindi la ragione che mette a posto le cose, trova nella letteratura il doppio molto messo in luce, e quindi assolutamente in questo è un sapere che si sporge proprio per lavorare sul doppio. Nicole Roux, non so, non mi sembra che la citi, ma sicuramente la conosceva, ed è Françoise Dureau che nel suo saggio cita spessissimo Nicole Roux in relazione anche al pensiero di Kaufman. Quindi sì, è un'autrice che poi, dando un taglio anche sul materno, nell'antica Grecia, come ruolo civico, e quindi come sia quando è funzione per lo Stato, come viene fagocitata, da un lato viene fagocitata perché si producono pliti, soldati, eccetera, e dall'altro lato la donna si sente inclusa, e però appunto Nicolò conia l'espressione inclusa, esclusa. Inclusa come madre, esclusa in quanto donna. Ne avevamo parlato proprio su questo. Sulla terza cosa, lei dà un taglio molto particolare, non è di certo una filosofa della differenza sessuale, certamente ha piena
idea di critica Irigaray a alcune sue interpretazioni di Freud in questo testo L'enigma della donna, l'interpretazione di Freud, eccetera. E sicuramente il post-strutturalismo incide profondamente sul suo pensiero, però in qualche modo lì c'è tutto un lavoro da fare. Certamente non direi né che va alla disgregazione totale della soggettività, né la tirerei verso il pensiero queer, come alcuni studiosi negli Stati Uniti mi sembra hanno fatto, e né neanche la porterei dentro il pensiero della differenza sessuale. È ambivalente in questo. E c'è appunto da capirci sicuramente meglio, e io stessa mi ci devo confrontare su questo. Però quello che ho letto non mi ha, perché è facile sia tirarla da un lato che dall'altro, però appunto non, io manterrei invece l'ambivalenza, che mi sembra molto più interessante, insomma. Non so se Federica Negri su questo vuole intervenire. No. Ah, sì. Sì, prego, potete intervenire. Noi vi sentiamo. Dovete togliere il microfono. Posso parlare? Sì, Posso certo, vi sentiamo. parlare? Ciao Stefania, buonasera a tutti. Allora, ma io in realtà mi terrei un intervento più articolato per domani. Mi dispiace molto non essere in presenza perché ovviamente le cose da dire sarebbero molte e poi così già mi piace vedere come comunque anche il mio intervento, per come l'ho pensato, si articola, si innesta anche sul tuo e spero che domani, insomma, alcune cose verranno fuori anche da parte mia. Allora, per quanto riguarda la questione della differenza sessuale, anche secondo me, io sono assolutamente d'accordo con quello che dici, mi sembra una forzatura inutile, francamente, potersela volersene appropriare stile, diciamo così, parrocchia. Non è quello il problema. Il problema è che c'è una questione ancora più radicale in Sarah Kaufman, che è la questione del soggetto che non c'è più. Cioè, è la soggettività il vero nucleo pulsante che rende impossibile delle declinazioni in senso di pensiero della differenza. Domani spero di poterci ritornare. Era nelle mie previsioni, perché di fatto lei cerca prima di tutto di capire se è ancora possibile parlare di soggetto, di soggettività. È estremamente attenta alla questione del soggetto in quanto soggetto sessuato. Lei non è che sia, per esempio, in Simone Weil abbiamo una posizione completamente differente, abbiamo sicuramente un occultamento della sessuazione, che è altra cosa. Invece in Sarah Kaufman c'è un'assoluta consapevolezza, il pensiero non può che essere un corpo pensante e quindi un corpo sessuato. D'altra parte però la scrittura è presa di distanza. Secondo me questo è anche un passaggio fondamentale, c'è una continua sottolineatura da parte sua in interventi, interviste soprattutto, del fatto che quando io scrivo metto comunque in forma a distanza. E quindi, se è vero che c'è del femminile, c'è anche negli uomini. Quindi è tutto un lavoro molto più articolato da tenere presente, in cui c'è un'altra questione da introdurre, che è appunto l'ambivalenza dell'androgino e comunque di una androginia originaria di cui lei parla in molti interventi, che va a rimescolare le carte. D'altra parte, era estremamente attenta al pensiero anche a lei contemporaneo e stimava moltissimo, per esempio, Helen Cixous, che è una delle destinatarie dei suoi libri. Lei aveva questa abitudine di donare i propri libri, era un segno di grande affetto e di stima anche, che indicava anche un'attenzione di lettura, come dicevi tu giustamente, no? Questa dimensione della lettura. Lei leggeva le femministe, diciamo così, in maniera un po' riduttiva, e noi sappiamo che le apprezzava proprio perché ci sono questi scambi anche, questi doni di libri che sono doni importanti per Sarah Kaufman, insomma. Quindi, secondo me, insomma, c'è molto da analizzare, da discutere.
ma ancora una volta lei è insituabile. Secondo me l'altro termine interessante è proprio quello. Grazie mille, ci vediamo domani. Grazie Federica. Adesso do la parola a Orietta Ambrosi. Sì, non so se mi sentite. Sentiamo e ti vediamo benissimo. Ah, ecco, intanto grazie tantissime Stefania per il tuo intervento molto, come dire, molto ampio, che ha abbracciato tanti aspetti e te ne sono davvero grata e soprattutto grata per aver organizzato queste giornate su Sara Kaufman. Semplicemente volevo ritornare solo su due punti. Lascio da parte, diciamo, le analisi sul gatto Muir, perché come ti ho già detto, appunto proprio su questo ho già lavorato in parte e sto lavorando appunto per prossimamente i prossimi incontri sull'autrice. Però forse vale la pena come dire, ritornare sulla questione della relazione di Sarah Kaufman con, diciamo, con Jacques Derrida, perché magari mi è anche più familiare, e anche con la questione dell'ebraismo, perché nel tuo intervento hai molto giustamente anche, no, ripercorso, come dire, anche rifacendosi a Vernon, all'antichità greca, di come Sarah Kaufman legge, diciamo, il greco, no? Per parlare molto rapidamente. Dall'altra parte, però, dal mio punto di vista, come forse sai, non va dimenticato, cioè come sai, certamente, no? Forse, perché abbiamo avuto modo di collaborare in questa direzione. L'altra parte, l'altro aspetto, no? L'ebraico, che forse proprio quello rimosso, no? Proprio in relazione all'intervento. L'altro è il visibile, il detto, e invece il rimosso, il nascosto, è altrettanto aporetico, forse appunto è l'altra dimensione, cioè quella appunto ebraica con tutto ciò che comporta. Quindi, per quanto mi riguarda, penso che appunto sarebbe opportuno lavorare proprio, e questo certamente sarà, come sai, un nostro compito, un mio compito, tutto da vedere, ma questo è molto importante e anche sottolinearlo. Sono totalmente d'accordo con entrambe, con te e con Federica Negri, che ringrazio anche se non vedo perché vedo solamente il suo nome, per quanto riguarda la questione della soggettività, che in effetti è centrale, cioè la crisi, la decostruzione della soggettività che abbiamo, leggiamo in Sarah Kaufman, è a mio modo di vedere, all'unisono con quella di Jacques Derrida, perché proprio il gatto Muir insegna, o Moore insegna, ci insegna che appunto la soggettività va di pari passo con la sovranità, e nel momento in cui viene decostruita la soggettività, viene anche decostruita la sovranità, non solo la sovranità politica, ma la sovranità maschile in primis. E di conseguenza la sovranità appunto politica e soprattutto la sovranità antropologica. Ecco, quindi questo penso che in effetti la questione della soggettività sia della decostruzione della soggettività sia centrale in Sarah Kaufman. Ecco, ti ringrazio, però appunto so che avremo modo di parlare, però penso che non debba essere lasciata indietro, secondo me, proprio la dimensione del rimosso, dell'ebraismo rimosso, decostruito, Stesso trasformato. Ah sì, no, io forse poi sono arrivata un pochino dopo, ecco, questo pure è vero, quindi magari ho perso il tuo inizio. E comunque ti volevo ringraziare davvero. rimosso. No, grazie a te. Come dire, introdurre una filosofa così complessa è stata dura, ho dovuto fare delle scelte. Certamente ho cercato di dare, insomma, di mettere tutto quello che mi sembrava, tra cui anche un accenno a questo c'è stato, poi insomma, non mi ci sono soffermata più di tanto, e quindi è stato importantissimo il tuo intervento e speriamo di poter proseguire in un lavoro congiunto, insomma, su questa filosofa. Va bene, allora ringraziandovi, tranne che non ci siano altri interventi e non c'è più nessuna mano alzata. Direi azzurro, Orietta ha già parlato. Ok, mi sembra che. Va bene, allora No, chiedo scusa, ci sono delle chat. Ah, mi scusi, non ho. Prego. No, magari la può leggere lei oppure.
Non ho capito. Non so se la legge lei, la legge lei la domanda nella chat. Ah, sì, scritta, mi scusi. Allora. Ci sono due. Sì. Allora, una patto di. Ok. Sara disponeva di una curiosità. Aspettate che prendo il microfono, se no non mi sentite. Sara disponeva di una curiosità insaziabile che la tormentava. Vagliare, analizzare, voler mettere tutto nella giusta prospettiva, scavare nei fatti anche per giocare con essi liberamente. Disperdere le energie senza smussare gli spigoli aguzzi al punto di preferire l'ombra alla visibilità, riservatezza e pudore strappati a forza dalla memoria. Dov'è? Aspetti che vai su e ricondotto alla memoria col riordinare e riurabba, la rendono corpo di donna mai disgiunto dal corpus delle sue opere che, come graffi, sperimentano esegesi. Dunque mi chiedo quanto l'impossibilità di operare un cambiamento nella società per una donna filosofa di tale spessore abbia influito su di lei e sul suo lavoro. Questo è una sola, vero? Perché sono due, Sì, però dice la è stessa stata cosa. ripetuta e poi ringraziavo della presentazione così salda che mi è molto piaciuta. Poi c'era un'altra domanda, cioè un'altra, più che altro un'affermazione, della Marina Magnani, non so se poi mi è sfuggito che l'abbia detto, che lei parla di un lavoro che si dovrebbe fare sulla differenza sessuale, sulla dualità interiore e sull'impostazione patriarcale. Sì. Queste le due domande. Grazie mille. Sì, allora a Marina Magnani dico che. Posso fare una precisazione? Sì, prego. Scusatemi, la precisazione è stata un po' così molto spontanea, cioè ho scritto quello che mentre ascoltavo le parole, le vostre parole, le tue parole, se posso dare del tu, mi hanno suscitato. L'altro giorno ho riascoltato la conferenza cui era citata appunto la Kaufman presso le Librerie delle Donne di Milano e quindi l'ho ascoltata con molta attenzione, è stata molto interessante e niente, quello che mi ha suscitato oggi le parole è stata proprio una riflessione sulla differenza sessuale, su quanto il patriarcato o l'ebraismo ha inciso sempre nelle nostre vite, su questa difficoltà di conciliare il nostro dualismo interiore e che io. È andato via l'audio. Ah, si è proprio scomparso. Vabbè, vediamo se rientra. Ma noi dovremmo lavorare sul. Via l'audio, quindi c'è stato un momento in cui non l'ho sentita più. Mi sentite? Sì. Sì, la mia è un'affermazione per quanto il tutto mi ha suscitato, cioè noi oggi dobbiamo lavorare su, ecco, non mi riferivo all'esperienza della Kaufman, che conosco poco e che quindi non sono neanche competente per entrare nel merito, insomma. No, allora Marina, io penso che proprio, come dire, in questa decostruzione della soggettività, di cui dicevamo prima, come poi, inserire un discorso sulla differenza sessuale che chiaramente non potrà né essere, vista come elemento essenzialistico, appunto, una soggettività autocentrata, insomma, tutte le critiche che Sara Kaufman fa a questo, dall'altro lato, non, almeno dalla mia lettura, però che appunto io sono agli inizi di questo percorso, non è un anno e neanche che ci lavoro, per cui non ho ancora avuto modo di vedere tutta l'opera nella sua vastità, e, ecco, neanche in direzione di un neutro
C'è la dimensione dell'androgeno, che è altra cosa, perché lì ci sono, c'è proprio la dualità, c'è il doppio. Insomma, c'è tutto un lavoro da fare su questo e cercheremo di capire, spero tanto di poterlo fare con Odietta e con Federica, insomma, con le donne in Italia che si stanno occupando di lei. Per sottolineare quanto mi avevano suscitato le tue parole, ecco, e trovo che effettivamente sia una filosofa estremamente interessante, profonda e dal vostro punto di vista, perché io non ho le competenze, sicuramente da approfondire e poi da relazionarci. Esatto, perché serve a noi, ecco. Questo vuole essere un punto d'avvio, diciamo, a Napoli, che non si era mai tenuto un incontro. Orietta Ambrosi ha fatto già delle cose, Federica Neri ci ha già lavorato pubblicando una monografia, la professoressa Ambrosi degli articoli, io adesso ho pubblicato un articolo che dovrebbe uscire a giorni. Ecco, e iniziamo questo lavoro e vediamo dove ci porterà. Ecco, io vi seguo e vi ringrazio molto. Grazie, grazie, grazie a te. Invece Pat D, immagino sia Patrizia. Sì. Patrizia, così da come hai scritto, ma tu hai conosciuto Sara Kaufman? Perché lo scrivi come se l'avessi... Come... Non ti sentiamo, Patrizia, però. Devi aprire il microfono. Hai ragione, no, ho conosciuto Sara Kaufman attraverso le tue parole, una tua lezione alla Metis. Oh. mi sono molto appassionata, per cui ho deciso di seguirti anche in questa tua, diciamo, chiamiamola avventura, visto che è all'inizio. Okay. Ma perché poi c'era stata anche la lezione appunto alla Metis. Sì, è stata la lezione con Giovanna Borrell, quindi io mi ero molto interessata alla cosa. No, perché sono ho giocato anch'io come Sara un po' e nel mio piccolo, no? Da non filosofa quindi in un linguaggio, come vedi, naturale, spontaneo. No, ma nel senso che sono pienamente d'accordo con quello che hai scritto. E qui, però, come l'avevi detto, pensavo che forse l'avevi appunto conosciuta. No, l'ho conosciuta, quindi sei stata molto brava. Così ti ho passato tutta questa... Sì, mi hai passato delle informazioni che poi mi hanno fatto un po' riflettere e pensare, no? Quello che dovremmo fare, pensare. Va bene, allora vi ringrazio tantissimo. Grazie. Sia le donne presenti qui, non ci sono uomini. E invece forse da remoto un uomo c'è, sono molto contenta, Gabriele. Vi saluto e ci vediamo domani alle 16.30 e interverrà, come già vi ho detto, Federica Negri. Va bene, ore 16.30 qui all'istituto e da remoto per chi vorrà. Grazie ancora. Grazie mille, grazie Stefania, grazie, arrivederci. Grazie ancora. Domani. Ciao.